Sono attento perché siete pochissimi, se ne interrogate tutti. La settimana scorsa abbiamo parlato del kerygma primitivo e delle apparizioni. Abbiamo visto come nel corso dei secoli, a partire dagli ateniesi, dei tempi di San Paolo, e fino ad oggi, soggetti di Codifreddi, hanno sempre accusato questi racconti, l'annunzio della resurrezione e le apparizioni, come delle favole, dei miti. Noi la volta scorsa abbiamo dimostrato che non possono essere dei miti. Potranno essere altre cose, lo vedremo poi nel corso di questi incontri, ma di sicuro non sono dei miti. Perché se Gesù Cristo è stato proclamato risorto alcune 70 ore dopo la sua morte, e se un mito, come dicono tutti i libri di antropologia, sono delle cose che si sviluppano nel corso dei secoli, è chiaro dunque che quello della resurrezione di Gesù non può essere un mito. Lo stesso discorso vale pure per i racconti delle apparizioni. Il terzo elemento che viene sempre portato in causa quando si parla della resurrezione è il sepolcro vuoto, e questo elemento è stato invece accusato soprattutto non tanto dagli illuministi, ma che non l'hanno manco preso in considerazione, quanto da teologi cristiani, cosiddetti teologi della demitizzazione, molto manna tanta per intenderci, di essere un'invenzione apologetica. Cioè la Chiesa, nel fare apologesi, si è inventato questo secondo modo. Che significa fare apologetica? Portare avanti delle tesi in maniera... per cercare di dimostrare una tesi, cioè ricorrere a vari argomenti per cercare di avvalorare la tesi che si propone. Quindi la Chiesa nella sua fase iniziale ha un atteggiamento di tipo kerygmatico, cioè annuncia la resurrezione. A partire dal 70, accanto all'atteggiamento kerygmatico che resta sempre, ci sta anche l'atteggiamento apologetico, cioè cerca di trovare tutte le motivazioni possibili per far capire alla gente che Gesù Cristo è un personaggio reale, che veramente è risorto e tutto così. Bene, allora, gente come Bultmann che cosa dice? Dice che quando questi cristiani tardivi, cioè dopo il 70, si sono trovati ad annunciare la resurrezione del Cristo e nessuno voleva venire in considerazione, per farsi prendere in considerazione si sono inventati il sepolcro vuoto. Tant'è vero dunque che il sepolcro vuoto, mentre negli scritti tardivi, i Vangeli, c'è sta sempre, negli scritti più antichi, le lettere di San Paolo, il sepolcro vuoto non c'è. Allora, arrivato a questo punto, dobbiamo dire questo. Uno, i Vangeli sono molto più antichi di quanto si voglia far credere. In modo particolare il Vangelo di Marco, dopo le scoperte che sono state fatte a Qumran, risulta essere uno scritto databile addirittura al 48 d.C. Nel 48 d.C. non esiste proprio un atteggiamento apologetico della Chiesa, esiste solo ed esclusivamente l'atteggiamento kerygmatico. Ora, il Vangelo di Marco, essendo del 48, è uno scritto kerygmatico. Il Vangelo di Marco parla del sepolcro vuoto. Guardate, ma hai letto il Vangelo di Marco? Parla del sepolcro vuoto. Sì. Sì. Quindi praticamente il sepolcro vuoto è qualcosa di cui parla uno scritto kerygmatico, il Vangelo di Marco, quindi non può essere un'invenzione apologetica. San Paolo non ne parla. Io non è vero che San Paolo non ne parla poi del sepolcro. Bravissimo. Beh, è semplice. Perché lui ha dato manda faccia a famiglia. Meriti una ripresa. Allora, nella prima lettera dei Corinzi, capitolo 15, versetto 3, noi abbiamo che Paolo dice: quello che vi ho trasmesso all'epoca, paradosis, la tradizione, no? Vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto, che il Signore Gesù è stato ucciso e che è stato sepolto. Tafè significa il passato del verbo taptein, che
che significa che significa sepolcro. Quindi Paolo sa benissimo che Gesù è morto e è stato messo in un sepolcro. Tutto questo Paolo lo dice in un contesto di persone che contestano la resurrezione di Gesù. E lui cerca di dire no, è vero, perché tant'è vero che a Gerusalemme è apparsa 500 persone più di una volta, tutti in una volta, se non mi credete andate a Gerusalemme, la maggior parte di loro sono ancora vivi. Ma se Paolo avesse la consapevolezza di un sepolcro in cui ci stanno ancora le ossa, il cadavere di questo rabbì della Galilea, come faceva a andare a Gerusalemme e andare contro Romanzi? Sarebbe stato proprio un balzo sfrenato, no, a fare una cosa del genere. In più, teniamo presente il vocabolario che Paolo utilizza. Tafè, tappe in napoletano, tauta, significa proprio mettere in un sepolcro, non significa esporre, non significa buttare una fossa comune, non significa bruciare, significa seppellire in un sepolcro. Quindi Paolo fate bene che poi termina il sostantivo da fe significa sepolcro, il sostantivo da fe significa becchino, quello che opera le sepolture. Allora quando Paolo scrive queste cose, nella sua poesia c'è stata l'immagine di un sepolcro, non altro. Quindi Paolo, in uno scritto, la prima lettera ai Corinzi che è del 55 dello scritto di Cristo, quindi uno scritto fortemente enigmatico, ancora una volta afferma che questo sepolcro vuoto con due esiste, quindi è chiaro che non può essere menzionato in un'altra. Però l'argomentazione che taglia la testa al popolo è il fatto che il sepolcro vuoto non è mai stato negato da tutti i nemici del cristianesimo, anche dell'epoca del primo secolo. Del sepolcro vuoto ne parla il Talmud ebraico, e gli ebrei non erano certo delle persone favorevoli ai cristiani a quei tempi. Il Talmud descrive proprio tutta la scena in modo quasi identico a quella che viene alla scena descritta da Giovanni. Cioè c'è stato un orto, in quest'orto c'è stato un sepolcro, hanno messo come il cadavere di Gesù, dopo tre giorni non l'hanno trovato più. Quindi c'era una donna che ha visto questo sepolcro, dice le stessissime identiche cose che vengono riferite dagli evangelisti, in particolare da Giovanni. Chiaramente l'interpretazione del tutto è diversa. Dice, tutto questo è stato orchestrato dai discepoli che hanno rapito il cadavere per poter fare delle sommosse, eccetera, eccetera. È chiaro quindi il discorso. Bene, se il Talmud sostiene che esiste un sepolcro vuoto, io mi chiedo come fa Bultmann, come fa un idiota come Odi Freddi a negare l'esistenza di questo sepolcro vuoto. Poi il significato lo vedremo man mano che andremo un po' avanti. Bene, quindi chiusa completamente questa parentesi, andiamo al testo. E cominciamo con Giovanni, capitolo 20, versetto 1, e io seguirò il metodo che ho sempre seguito negli altri anni, cioè faremo un gruppo di versetti. Questi versetti verranno esaminati da un punto di vista esegetico, quindi parola ma non per parola, per cercare di capire l'autore umano, il redattore di questo libro, quando scrive le parole, che cosa voleva dire? Perché se noi non capiamo che voleva dire l'autore umano, tutto il resto diventa fumo. E poi, ogni volta che abbiamo esaurito un argomento, ci fermeremo e faremo una fase di commento, cioè un esame di tipo più teologico, spirituale, tutto e così via. Il capitolo 20 è imbastito da Giovanni in questo modo. Lui presenta due grandi scenari: il sepolcro e il cenacolo. Nel primo scenario presenta due atti, è come un teatro. Lui proprio drammatizza il racconto della realtà. Nel primo, quindi, sul primo scenario ci sono due atti. Il primo atto è il racconto di un'apparizione circostanziata, precisamente l'apparizione alla Maddalena. Il secondo atto è il racconto di un'apparizione concisa, la volta scorsa vi ho spiegato che significano queste cose,
l'apparizione agli undici. Poi cambia scenario, andiamo nel cenacolo. Nel cenacolo anche qui due racconti, un racconto conciso, l'apparizione agli undici, e poi un racconto circostanziato, l'apparizione a un singolo personaggio, Tommaso. Quindi vedete, ci stanno i due scenari che sono l'immagine speculare, l'una dell'altra. Una persona singola e il gruppo una persona singola. Tutto questo che ci fa capire? Ci fa capire che il racconto giovanneo non è un racconto storico, è un artificio letterario, lui imbastisce una cornice teologica nella quale cornice pone poi dei racconti, l'apparizione alla Maddalena, l'apparizione a Tommaso, l'apparizione agli undici, che sono invece dei racconti antichissimi, molto più antichi del Vangelo di Giovanni. Sono dei racconti che lui ha preso direttamente dalla Maddalena, da Tommaso, e poi li ha posti in quella cornice teologica che lui si è costruito. È chiaro quindi come va letto. Teniamo presente questo fatto. Detto questo, leggiamoci il testo. Io leggo i primi quattro versetti, però ne facciamo solo uno, perché ieri se ne sono uno, non sono riuscito a farlo. Il primo giorno della settimana Maria Maddalena andò al sepolcro la mattina presto, mentre era ancora buio, e vide che il sepolcro, dal sepolcro era stata tolta la pietra. Allora di corsa si reca da Simon Pietro e da quell'altro discepolo prediletto di Gesù e dice loro: hanno portato via il Signore e noi non sappiamo dove l'hanno messo. Allora, vediamo il testo greco, anzitutto di Giovanni, e poi faremo il paragone con Matteo. State attenti, che non è semplice, e poi sicuramente qualcuno sarà interrogato. Tede mia ton sabbaton. Mia è il femminile di eis, e in greco significa uno, quindi significa una. È il femminile perché, e qui è sottinteso il termine giorno. In greco giorno si dice emera ed è femminile. Sabbaton è la grecizzazione, la trasformazione in greco di una parola ebraica che è Shabbat. Shabbat in ebraico significa sabato al singolare, al plurale di sabati significa settimana. Questo è un genitivo plurale, quindi significa settimana. Quindi la frase è il primo giorno della settimana, quel giorno che noi chiamiamo domenica in onore del quindi Giovanni dice il primo giorno della settimana. È la stessa identica affermazione che fa Matteo: mia non sabato, il primo giorno della settimana. Ora, poiché tra Giovanni e Matteo, come vi ho sempre detto in questo corso, non c'è sta nessun tipo di relazione. Giovanni non conosce il Vangelo di Matteo, Matteo non conosce il Vangelo di Giovanni. Hanno scritto in tempi diversi, in luoghi diversi, con modalità diverse. Se ci riferiscono a un racconto in cui il protagonista, Maria Maddalena, il luogo, il giardino, il sepolcro, l'azione si tenga è la stessa, è chiaro che non è possibile che sia un caso. È chiaro che questo racconto non è né di Giovanni né di Matteo, è un racconto più antico, sia di Giovanni sia di Matteo, a cui hanno preso questo racconto e l'hanno inserito nei loro Vangeli. Più antico di Matteo, che significa? Il contemporaneo di Gesù, cioè Maria Maddalena. La cosa importante da notare però è questa. Parlando di resurrezione, che è l'argomento di questo capitolo, noi ci saremmo aspettati che Giovanni, soprattutto Giovanni, utilizzasse la formula il terzo giorno. Te enera, te trite in greco. Ma Giovanni non utilizza questa formula. Perché? Perché questa formula, il terzo giorno, è una formula tipo teologico. Questa espressione è utilizzata dagli antichi profeti, Isaia, Geremia, Michea, eccetera. Nei loro scritti si legge ogni volta che si parla del Dio che vuole realizzare le sue promesse, loro utilizzano l'espressione il terzo giorno, che in quella cultura significa molto presto.
Quindi Dio è quello che verrà come prendersi cura delle sue pecorelle. Quando lo farà? Il terzo giorno, cioè prestissimo. Dio non fa aspettare quando fa una promessa. Che significa il terzo giorno? Poiché la promessa della vita nuova è quella, la promessa fondamentale di Dio, ecco che questa espressione, il terzo giorno, è stata ereditata e usata dalla Chiesa per indicare la Pasqua. Ma questa espressione la Chiesa la utilizza nel suo linguaggio pastorale, nel suo linguaggio soprattutto liturgico, cioè quando celebra il culto. Gli evangelisti utilizzano invece un'espressione, il primo giorno della Chiesa, è l'espressione presa dalla vita quotidiana, mentre l'espressione il terzo giorno indica un Dio che realizza le sue promesse, quindi indica il kairos, il tempo di Dio. Il primo giorno della settimana, preso dalla vita quotidiana degli uomini, indica il tempo cronologico. Questo perché è importante, questo che vi sto dicendo? È un'attestazione storica, questa. Bravissimo, perché praticamente fin dall'inizio, con le prime parole, sia Giovanni sia Matteo, la prima cosa che dicono, cari, non sto facendo teologia, sto descrivendo un fatto storico. È chiaro, questo è importantissimo, no? Ma prima notazione. Seconda notazione. Proi scotia sedius. Proio è un termine greco che significa di mattina molto presto, quando è ancora buio. Noi questo termine già l'abbiamo trovato una volta, Fabiana, quando? Chi se lo ricorda? Al processo del Gesù. Come? Il processo. No, un poco prima. Quando Gesù viene catturato nell'orto dei Olivi. Vi ricordate? Viene catturato e gli autori, gli evangelisti dicono proi, cioè di mattina quando era ancora buio, tanto è vero, dopo che gli uberetai, le guardie del Tempio, che vanno a catturare Gesù, ci vanno tenendo in mano un bastone e delle torce. Per avere delle torce accese significa che era ancora buio. Poiché Giovanni poi ama enfatizzare le sue affermazioni mediante dei rafforzativi, dopo aver utilizzato il termine proibito, ripeto, già di per sé significa ancora puro, aggiunge scotia sed iuses. Questo è il verbo essere, scotia che significa in greco? Significa tenebra, buio, oscurità. Quindi, essendo ancora le tenebre, essendo ancora buio, quindi di mattina molto presto, quando era buio, essendoci ancora l'oscurità, questo penso praticamente, volendo tradurre alla lettera quello che dice Giovanni. Quindi, ci dà un'indicazione molto precisa dell'orario. Potevano essere le 4 del mattino. Chiaro? Andiamo in Matteo. Matteo dice, dopo il sabato, però questa è la traduzione che fa, non è giusto, ma parlando della Maddalena, poi vi spiegherò il senso esatto. Tevi foscuse. Questo verbo, foscheo, dove praticamente indica, essendo già comparsa la luce. Cioè Maria Maddalena, in Giovanni arriva al sepolcro che era ancora più presto, in Matteo arriva al sepolcro dopo che era già dopo l'alba, ci si vedeva. Se andiamo a prendere il testo di Luca, Luca utilizza una terza espressione che dice era già pienamente luminoso, cioè era già sotto la luce alla lettera. Sta Maria Maddalena a sepolto, ci arrivi in 8, ci arrivi in 8. Qui guardate, non possiamo fare la distinzione Giovanni, come abbiamo fatto le altre volte. Giovanni è un testimone oculare, quindi è più preciso. I sinottici invece non sono testimoni oculari, quindi sono più generici. Perché la fonte è la stessa. Bravo. Non possiamo fare il discorso di tipo, no, perché Giovanni vuole... usa il termine scotias perché spiritualmente, cioè, le tenebre, i poteri del male, eccetera, eccetera, che io l'ho detto subito, a prima parola stiamo parlando di fatti storici, senza simbolismo e senza niente. E allora chiaramente a noi non ci importa niente se è il 4 e 6 mattina, figurate che ci può importare. Però se viene qui uno di freddi qualsiasi e va vicino a Maria e gli dice, guarda tu che questa donna che sta testimoniando il tutto, perché lei è il primo anello di quella catena che noi chiamiamo paradosis, la
trasmissione della tradizione con la T maiuscola. Se il primo anello di questa catena sta in mano a una duchessa, ricordate se erano 8 giorni, che consistenza può avere questo racconto? Che credibilità può avere tutto questo racconto? Insomma? È chiaro che si tratta di racconti totalmente inventati, inconsistenti. Perché questi racconti non sono stati dati a Giovanni da una Maddalena dopo 60-70 anni dopo gli avvenimenti, quando già aveva i primi segni dell'Alzheimer e quindi non si ricordava bene, insomma. Abbiamo dimostrato la volta scorsa che questi racconti risalgono al 35-34 dopo Cristo, pochi mesi dopo che è successo, e quindi è chiaro che Maria Maddalena non poteva non ricordarsi che erano 8-7 giorni. Allora come ha fatto? C'è chiude Giovanni, c'è il Criarione, la notte, c'è chiude la Matteo, il Criarione, c'è chiude no, era veramente già. Che è successo? Come si può spiegare tutto questo? Noi vieni. Il prima Italo, perché prima Italo? Prima Italo, per rispetto a Italia. Non ho capito. Ma chi è riferito al brano? Cioè, per esempio, mentre Matteo scrive per gli ebrei, anche questo. Insomma, il significato che vogliono dare alle loro parole. Io, quando hai detto questa cosa, non c'entra il fatto degli ebrei. Mi è venuto in mente l'orario, come l'altra volta, quando abbiamo parlato della. La terza ora, esatto. No, non è un orologio sbagliato. No, nel senso. No, c'è un'amministrazione. No, perché qui non stanno parlando di terza ora, di quarta ora. Qui stanno parlando solo di una cosa che vedono gli occhi. C'è la luce, non c'è la luce. Non c'è la luce, può essere. No, no, no. Cioè, non facciamo i bizantini. Uno dice che arriva e l'altro dice che è notte. Come si può spiegare? Vi dico questo, no, per farvi capire. Noi vabbè viviamo in un ambiente di uno squallore totale a tutti i livelli, l'ambiente casertano, quindi non vi capiterà mai. Ma zeme a Dio, voi andaste in un ambiente di un certo tono culturale, no? In Svizzera, in Olanda e compagnia bella. Potrebbe qualsiasi altro, qualsiasi, vi potrebbe mettere in difficoltà, come rispondereste? Ma a parte poi, se uno ve lo chiede o non ve lo chiede, se qualcuno gli prova un mazzo, dove andare a spiegare il Vangelo a un figlio, a un nipote, dove date a dei bambini a cui si fa catechismo, che gli andate a dire? Allora, il problema, guardate, è risolvibile solo ed esclusivamente guardando quella che è la dinamica interna di ciascuno dei due racconti. Perché noi abbiamo letto solo un versetto, ma se la leggiamo i racconti interi di Matteo da una parte e di Giovanni dall'altra, vediamo che ci sono delle dinamiche interne che ci fanno capire benissimo che il problema è irrisolvibile. Allora, Matteo, io dico Matteo lo stessissimo vale per Luca e per Marco, quindi i sinottici, diciamo. In Matteo, testimone della resurrezione non è solo Maria Maddalena, ma sono tutte il gruppo delle donne che seguiva Gesù. Infatti Matteo inizia il suo racconto dicendo che queste donne si preparano con gli aromi per andare al sepolcro per onorare il cadavere. E fa anche il nome di, oltre di Maria Maddalena, anche di un'altra, di Maria, madre di Giacomo e di Giovanni, che poi è una zia materna di Gesù, l'abbiamo incontrata sotto la croce. Marco fa il nome anche di una terza donna, Salome, che era la moglie di un cortigiano di Erode. Luca ci dice che era proprio un gruppo di donne che partono. Partono da Gerusalemme, il sepolcro si trova fuori da dove Gerusalemme, per fare le onoranze. Che sono queste onoranze? Perché vengono i profumi? Cioè, aprono la tomba di un corpo che è morto da 3 giorni. Poiché noi sappiamo dal racconto di Lazzaro che era passato 3 giorni e già puzzava, ma tutte le immagini aprono la tomba e si mettono a guacchiare, a strucchiare un coppano cadavere in putrefazione. Qualcosa dovevano, nella tradizione che andavano a fare. E allora la tradizione, tu ti leggi il Rabbat Midrash, che è un testo del Talmud, e scopri dunque che gli ebrei possono onorare i cadaveri andando fuori dal sepolcro. Queste onoranze devono durare 3 giorni e devono aumentare di intensità fino a raggiungere il massimo il 3° giorno. Il massimo significa, come noi portiamo i fiori, le candele, diciamo le preghiere e così via, loro portavano i profumi.
Sti profumi in parte li spargevano sulla tomba, quindi non sul cadavere, in parte li bruciavano in dei turiboli. Io vi ho spiegato queste cose l'anno scorso, con la carbonella dentro, e poi incensavano in qualche modo, spargevano questi profumi bruciandoli. Allora, le donne escono da Gerusalemme, si devono procurare gli aromi, si devono procurare gli incensieri, si devono procurare la carbonella, hanno appicciato questa carbonella, poi ci hanno messo gli odori, e poi camminando hanno fatto continuamente questo movimento così, se no la carbonella si stupa, insomma. Quindi è chiaro che il gruppo delle donne si parte da Gerusalemme quando era ancora a buio e ci mette non meno di mezz'ora per arrivare appunto al sepolcro. La Maddalena invece, dice Matteo, non va per onorare, ma va per Theoren. Theoren alla lettera significa contemplare. Cioè la Maddalena va con una motivazione che è diversa da tutte quante le altre, e quindi corre. Il correre della Maddalena che significa? Che era più muscolosa, più giovane, che aveva dentro una situazione diversa da quella delle altre. Tutte vanno per onorare Gesù, ma la Maddalena c'ha dentro di sé uno stimolo, c'ha dentro di sé una cosa che si chiama amore, che la spinge a correre. Infatti l'espressione di Matteo, ops de sabato, non significa dopo del sabato, perché ops in greco non significa dopo, significa tardi. Quindi significa sabato tardi. Cioè che se ne aspettavate che finisce un sabato e corre tutto il mondo a secondo. Se voi prendete il Cantico dei Cantici, dove viene descritto con l'amore dello sposo e della sposa, a un certo punto c'è la, avete mai letto il Cantico dei Cantici? Allora vedete al capitolo 3 vediamo la sposa e lo sposo non sono profondamente innamorati, siamo lei testa le lode dello sposo, lo sposo testa le lode della sposa, veramente è un incontro di un'armonia, di una bellezza unica. A un certo punto però la sposa perde di vista lo sposo e che cosa fa? Esce dalla sua camera, va incontro nella città, corre a chiunque, no, dice avete visto il mio sposo? Leggo i versetti, capitolo 3 versetto 2, mi alzerò, girerò per la città, per vedere e nelle piazze, voglio cercare la mano del mio cuore, lo cercai ma non lo trovai, mi incontrarono le guardie di Londra nella città, vedeste voi la mano del mio cuore. Capite chi è la sposa? La sposa è colei che ama lo sposo, la sposa è colei che cerca lo sposo, la sposa è colei che ha bisogno dello sposo, non una che vuole semplicemente andare a bene. Come la sposa del Cantico è la Maddalena, come la sposa del Cantico è Giovanni. Anche Giovanni correrà precisamente come la Maddalena, ma corre non perché è più giovane di Pietro, non perché è più muscoloso o più allenato, corre perché mentre Pietro nel suo cuore si è spazzato qualcosa quando c'è stato il processo della crocifissione, tant'è vero che ha rinnegato, ha bestemmiato e ha apostatato di Gesù Cristo. In Giovanni quel legame che univa a Cristo, che era, che si può definire in suo modo amore, non si è mai spezzato, perciò Giovanni corre. Capite chi sono Giovanni e la Maddalena? Sono due innamorati di Cristo e il loro correre è icona di questo amore. Allora abbiamo visto perché la Maddalena corre, e correndo chiaramente arriva al sepolcro quando è ancora buio. Poiché però nei sinottici la testimonianza è di tutto il gruppo delle donne, tant'è vero che ne forniscono anche i nomi, Matteo che cosa fa? Aspetta che tutte le donne sono arrivate dunque al sepolcro prima di dire quello che poi è successo al sepolcro, lancia la pietra e compagnia. È chiaro? E quindi quando questo accade, si era fatto già Giovanni. Giovanni, che invece focalizza per motivi di drammatizzazione tutta la sua attenzione solo ed esclusivamente sulla Maddalena, che cosa fa? Tu descrive lo stesso identico fatto quando la sposa è arrivata ad un vicino, cercando lo sposo, è arrivata al sepolcro, insomma. E di conseguenza era ancora buio, quindi dice, mi sono spiegato, è chiaro dove, perché questo. Però vedete, Giovanni, pur focalizzando tutta la sua attenzione sulla figura della Maddalena,
sa benissimo che c'erano anche le altre donne. Tant'è vero che quando la Maddalena arriva da Pietro per dirgli che ha trovato il sepolcro aperto, non dice sono andata, ma siamo andate. Non dice non so dove hanno messo il cadavere, non sappiamo. Perché parla a plurale? Perché Chiara sta parlando per lei e per tutte le altre donne. Quindi vedete, i due racconti combaciano perfettamente. È lo stesso racconto fotografato in due momenti diversi. Bene, abbiamo visto quindi le varie indicazioni, era il giorno di sabato, che cosa significa queste frasi. Ora diciamo qualche parola sul personaggio principale, Maria Maddalena, che viene nominata nello stesso modo da Giovanni e dai sinottici. Chi era Maria Maddalena? Il mercoledì si è alzato e ha detto come siamo ignoranti. Era una donna perduta. Quella una volta veniva definita donna perduta. Non sta scritta in nessun posto. Non sappiamo chi era stasera stata. Però perché l'hanno sempre identificata con perché quella che ha sempre cercato di identificare con chi era stata persona. Che i piedi a Gesù. Aspetta, poi, cioè, poi mi dirà perché. Ci mangiare a zappa si vede pure tu. C'è stata una chiesa antichissima che è la chiesa siriaca, cioè quelle, la chiesa dei cristiani che vivono in Siria. Questi, quelli che oggi sono barbaramente perseguitati, sono sempre stati perseguitati, oggi la barbarie islamica ha raggiunto il suo punto massimo, quelli che veramente stanno soffrendo in modo indicibile, umiliate, uccisi e così via. Sta chiesa è una chiesa pre-calcedoniese, cioè accetta i concili fino a Calcedonia, non oltre. Sono detti anche monofisiti, sono anche è quella chiesa che utilizza nella sua liturgia ancora l'aramaico, parlata ai tempi di Gesù. Questa chiesa siriaca ha sempre identificato sta Maria che va al sepolcro con Maria la madre di Gesù. Perché dice sicuramente Maria stava a Gerusalemme con Giovanni, appena sa dalla Maddalena la situazione, corre alla, cioè no, perché sa viene dopo, corre appena finito il sabato, corre lì al sepolcro. Però se voi, se non so se avete mai visto dei documentari per televisione, che in vari ambienti di città del Mediterraneo, in Spagna, in Grecia, nell'Italia meridionale, quando si celebra la Pasqua fanno uscire la statua della Madonna dalla chiesa e la statua dal risorto dall'altra chiesa, dove è quasi morto. Insomma, vabbè, da per in Sicilia, la fanno dappertutto. Chiaramente sì, è sempre un riferimento a questa idea che quella Maria che è corsa lì sia la Madonna. Ma una cosa del genere non è possibile, sia per motivi storici sia per motivi teologici. Per motivi storici, perché a quei tempi le donne non andavano assolutamente sulla tomba dei parenti morti. Se ricordate tutto bene, quando Gesù arriva a Betania, le sue sorelle, le due sorelle, Marta e Maria, stanno in casa, non stanno vicino alla tomba. Poi Marta viene chiamata e perciò va alla tomba, altrimenti stanno in casa. Se quando vedete ancora oggi, quando uccidono quegli arabi, le madri, le sorelle stanno tutte in casa a ricevere le condoglianze, non vanno, solo gli uomini vanno al cimitero. Quindi non è possibile che, ma è un anacronismo sostenere una cosa del genere. Ma soprattutto c'è stato un motivo teologico per cui non possiamo dire che sta Maria sia la madre del Signore. Chi è così bravo da sapermelo dire? Teologia. Ieri stanno anche diversi laureati, ma li studiano ieri, il mercoledì. Gli avevo chiesto. Maria già sapeva tutto, sapeva tutto. Sì, ma dico perché tu non. Perché nel Vangelo di Giovanni Maria non è mai chiamata con il suo nome. Maria è chiamata così come i sinottici, perché Maria è la madre del Gesù storico. Sinottici, quale Gesù storico è Dio?
per cui Maria è la che caritomene, la che dirà, ci sono tutti quei titoli bellissimi nei sinottici, ma sempre in riferimento a Cristo storico, cioè a quell'uomo che è vissuto 2000 anni fa, una capra, un colpo, de mano e compagnia, e Maria è la madre di quell'uomo lì che era anche Dio. In Giovanni invece Gesù Cristo chi è? Dio, è Logos. È non solo come Dio, ma è un uomo risorto e quindi è la vita dei tralci. E Maria è la madre di tutta la vita e dei tralci. Questo fa praticamente, per questo Maria viene chiamata donna. In Giovanni viene sempre definita come donna, non come suo nome. Ma non perché Gesù vuole pigliare delle distanze da lei, come dice il Miegge, quel teologo valdese, così bravo nell'esegesi giovannea, ma che capisce una baglia il tuo nome. Nell'Antico Testamento, quando Dio compie il suo atto creativo, chiamando l'uomo dal nulla all'esistenza, poi si serve di una mediazione. Cioè, che fa? Mette a dormire Adamo, cioè un evanizio, dice tu non conti. Infatti dice, vide, non è una cosa buona che tu sei, e quindi lo mette a dormire. E poi che cosa fa? Crea, lasciate stare il fattorello della nostra che sono fatti di tipo culturale. Crea Eva, ma la crea attraverso un rapporto diretto, senza nessuna mediazione, e la conduce da Adamo, che e la presenta come, ecco, no? No, la donna, ecco Isha, la donna. Eva, essa dove sarà? La madre dei viventi. Quindi Dio si serve. Non, di Adamo non è mai detta una cosa del genere. Ed Eva la madre dei viventi. E questa sua vocazione, io direi questo suo sacerdozio, stabilito direttamente da Dio, è una mediazione che consiste nell'attuare nella storia, nel tempo, nello spazio, il disegno, il progetto creativo di Dio. Dio progetta la creazione, come l'attua? Attraverso la. Quando viene la pienezza dei tempi, come dice San Paolo nella lettera ai Corinti. Madonna mia, la lettera ai Galati. Vabbè, uno dei due. Perché si può ingannare. Nella lettera ai Galati, quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. La pienezza dei tempi è quando l'atto creativo di Dio raggiunge il suo massimo, raggiunge il suo apice, non il top, non plus ultra. Noi vediamo ancora una volta vicino, indicibilmente vicino all'atto creativo di Dio, chi? La donna. Allora capite perché nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù Cristo è colui che è venuto a portare a compimento l'atto creativo di Dio, perciò è stato ucciso per blasfemia. Ancora una volta ne vediamo vicino a Gesù la donna, a Cana, donna perché ti preoccupi? Sotto la croce, no? Donna, ecco tuo figlio. Cioè, come quando Dio chiama dal nulla all'esistenza, c'è una mediazione, la donna, per avere ognuno di noi diventi contenitore di vita biologica, così quando ci sta la pienezza dei tempi, dove ognuno di noi è chiamato a diventare non contenitore di vita, ma è chiamato a diventare vita, cioè ancora una volta ne vediamo che accanto a Dio ci sta la donna che funge da mediatrice, è la madre dei donna, questo è tuo figlio, è la madre dei credenti, cioè coloro che credono, i credenti sono quelli che hanno la vita eterna. Non so se è chiaro questo. Capite perché in Giovanni Maria non è mai chiamato con il suo nome storico? Perché Giovanni, che fa alta cristologia, vede in Maria non semplicemente la madre dell'uomo storico, ma vede la madre del risorto, la madre dell'umanità nuova, è chiaro il discorso. E allora Giovanni non la chiama mai Maria, e di conseguenza Maria, questa Maria qua non può essere, neppure dal punto di vista teologico può essere Maria. Allora chi è? Dal Vangelo di Matteo, quello che diceva prima Fabiana, dunque se riesco a trovarlo però, che inizia di Pietro, non mi è morto, Gesù mi ha risposto.
Siamo al Vangelo di Marco, ho preso il testo più antico, capitolo 14. Allora, questa donna che ha fatto? Non ha preso il profumo costoso, poi ha lavato tutto Gesù, gli aveva versato in testa, i suoi piedi e i compagni. E gli apostoli che fanno? Mormoravano contro di lei, ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date le noia. Una bella azione ella ha compiuto verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, mentre me non sempre mi avete. Essa ha fatto quello che poteva, ha unto prima il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, ovunque sarà predicato il Vangelo, nel mondo intero, si parlerà più di quello che essa ha fatto per me. Cioè Gesù a Betania, dopo che Maria ha fatto quell'azione dell'unzione, che è un vero e proprio gesto profetico, lo dice Gesù, mi ha preparato, vabbè, è come se fosse già iniziata l'entatiasi. Dovunque sarà praticato il Vangelo, si parlerà anche di quello che lei ha fatto tutto per me. Quindi fa una vera e propria profezia. Ora, l'unico personaggio femminile in tutto il Nuovo Testamento nel quale si realizza totalmente la profezia di Gesù è questa Maria di Magdala, di cui si parla. Perché? Perché è la prima testimone della resurrezione. È stata la prima a ungere Gesù della morte, è stata la prima ad annunciare risorto. E allora ecco spiegato perché tutte le chiese di tutti i tempi, quelle d'Oriente e d'Occidente, hanno visto in Maria di Magdala quella che a Betania ha avuto Gesù. Perché viene detto della Maddalena? Perché probabilmente era originario di Magdala, che era un villaggetto della Galilea, si trovava a circa 12 km a sud, nella parte sud-occidentale di Caparno. Sul lago di Tiberiade c'è sta Caparno, a 12 km circa da Caparno c'è stato questo villaggetto. Poiché Gesù nella prima fase del suo ministero ha predicato tutto in Galilea e lì ha conosciuto questa donna, o era una direttrice o non lo era, è stata salvata o non l'ha. Comunque una cosa è certa, che questa poi è entrata nel discepolato, in quel gruppo che seguiva Gesù, ed è quella che è fatto. Quindi è chiaro che è Maria di Magdala. Bene, questa arriva finalmente al sepolcro, Domine Meion, stessissima ancora una volta, un termine utilizzato proprio da Matteo. E che cosa fa? Cai breve, con liton e menon e Domine Meion. E vede la pietra, questo qui significa staccare, significa riversare. Ec Domine Meion è un ec con un genitivo. In greco, ec con il genitivo significa modo da luogo. Cioè, con questa espressione, Giovanni ci dice che la pietra non è stata semplicemente fatta ruotare in modo che il sepolcro sia aperto, ma è stata proprio sbattuta in terra, come se una forza dall'interno avesse agito su di essa, buttandola che poi si ritrova totalmente con quello che dice Matteo, poi ci arriveremo quando faremo il commento, parlerò con un po' di Matteo, quando vede sulla pietra per terra un angelo con il piede sulla pietra, che poi è un'icona di tipo apocalittico che significa che Dio è colui che vince la morte. Quindi è la prima volta dopo che Giovanni parla di un sepolcro chiuso da una pietra, perché guarda, ricordate quando abbiamo parlato della preparazione di Gesù che poi viene messo nel sepolcro, questa pietra non viene mai nominata. Però poiché Giovanni ha parlato già del sepolcro di Lazzaro e ci ha detto che questo sepolcro era chiuso con una pietra che veniva spostata, è chiaro che lui dà per scontato che il sepolcro era chiuso con una pietra. Arrivato a questo punto vorrei descrivervi per sommi tanti quali erano i tipi di sepolcro di sepolcri che si usavano in Palestina ai tempi di Gesù. Ce n'erano almeno cinque tipi, cinque tipologie. Il primo tipo erano i cosiddetti sepolcri a pozzetto, cioè erano dei veri e propri pozzi scavati nella terra. Si facevano un buco, si approfondiva, poi una volta che si è raggiunto almeno 2 metri di profondità si faceva una scaletta che scendeva fino al fondo. Sul fondo si scavava una nicchia
in questa nicchia veniva deposto il cadavere, veniva coperto con della terra, con delle pietre, si risaliva su e il sepolcro veniva chiuso con una lastra di pietra orizzontale, poggiata proprio per terra. Questo sepolcro, è inutile dire, era il sepolcro tipico dei poveri, e può essere questo il tipo di sepolcro in cui è stato messo il... No. Perché? Perché non può ruotare la pietra. No, è perché... Cioè, la pietra non può essere ribaltata, era ricco il sepolcro, perché il terzo motivo perché Giovanni quando arriva al sepolcro non scende, si china, e quindi è chiaro che non può essere un sepolcro a pozzetto. Il secondo tipo di sepolcro erano i Kokim. Questi erano dei sepolcri fatti così: si scavava nella roccia un'apertura, si faceva un piccolo vestibolo e dopo il vestibolo si scavava una galleria, come una specie di tunnel. Però ci sono anche dei kokim più grandi e sono quelli in cui ci sono non uno ma due o più gallerie. In queste gallerie poi si scavavano delle nicchie rettangolari lunghe 2 metri, alte circa 1/2 metro, profonde circa 1 metro. In queste nicchie veniva posto la salma, dopo si veniva murata, né più né meno come facciamo noi oggi, veniva murata la nicchia e poi il sepolcro veniva chiuso, questa volta essendo l'apertura così, non con una pietra orizzontale ma con una pietra verticale. Poteva essere il Kokim il sepolcro di Gesù. Rispondete, è semplicissimo. Chi ha detto no? Perché? Che è murato. Non è questo, perché significa? Perché quando sia Giovanni che la Maddalena danno una sbricciatina dentro, Giovanni poi ci torna una seconda volta ed era una sbricciatina più approfondita, vede che ce ne prende come Agnabelle. Se il Kokim è caratterizzato dal fatto che il cadavere è chiuso da un muro, come faceva un abbrezzo? Quindi è chiaro che non può essere un Kokim. Il terzo tipo è il sepolcro ad arcosolio. Il sepolcro ad arcosolio è strutturato inizialmente come il Kokim, cioè c'è stata un'apertura esterna alta non più di 1 metro, per cui chi vuole poi entrare nella tomba si deve chinare. C'è un piccolo vestibolo e poi dopo il vestibolo c'è una stanzetta. In questa stanzetta si scavano degli archi come delle nicchie fatte ad arco e ai piedi di quest'arco c'è stato un bancone lungo circa 2 metri sul quale viene deposta la salma e non viene curata. Naturalmente nella... Quindi dopo la praticamente anche l'arcosolio ce ne possono essere uno o più nell'ambito di questa stanzetta. Queste tombe qui sono scavate nella roccia e quindi già non sono più delle tombe popolari ma sono delle tombe di ricchi. Poteva essere un arcosolio la tomba di Gesù? Sì, chiaramente. Il quarto tipo sono le tombe a bancone. Queste due sono così a bancone, cioè sono costituite da un ingresso come quello dell'arcosolio, un piccolo atrio e poi c'è stata una stanza quadrata. Su un lato di questa stanza c'è stato l'ingresso, sugli altri 3 lati corre lungo tutti i lati, corre un bancone alto circa 1 metro da terra, c'è stato un bancone che corre lungo tutte quante le 3 pareti. Su questi banconi venivano poste le salme, venivano lasciate lì 2 anni, quando si riducevano in ossa venivano le ossa prese, lavate e messe in una cassetta e le cassette venivano poi poste su questi ripiani. Poteva essere questa la tomba di Gesù? Sì, perché praticamente il bancone è visibile, tu da faccia mirare e vedi che cosa ci sta. Quindi la tomba di Gesù poteva essere o una tomba d'arcosolio o una tomba a bancone. Ci stanno anche le tombe degli ultraricchi, degli straricchi, ma queste erano delle tombe monumentali, anche se scavate nella roccia,
entrate nella camera mortuaria o nelle camere mortuarie troviamo dei sarcofagi di marmo, come non è il caso nostro, questo è chiaro, non solo i re, i grandi sacerdoti, eccetera, se potevano permettere le cose del tutto, eccetera. Quindi la tomba di Gesù poteva essere o un arcosolio o una tomba a balcone. Quale? Non lo sappiamo. Perché? La tomba che sta attualmente a Gerusalemme, chi c'è andato a Gerusalemme? Qualcuno c'è stato a vedere il Santo Sepolcro, bravo. È stata così rimaneggiata nei secoli dei cristiani, ci hanno messo tante cariche, gli orpelli, lampade, quadre, fiume, hanno costruito, che praticamente hanno cassato tutto cose, quindi è irriconoscibile. L'unico pezzo che forse è autentico è quel pezzetto di marmo che si vede dove entra, che doveva essere posto con il cadavere, tutto il resto è una cappella costruita nel corso dei secoli. Quindi l'unico elemento che ci può permettere, che ci aiuta a capire se si trattava di un arcosolio o di un bancone, sono le testimonianze dei primi cristiani, quei cristiani che nei primi tre secoli sono andati a Gerusalemme e hanno visto un sepolcro senza tutte queste infrastrutture che hanno, e tutte le testimonianze, tutte, di persone che venendo da paesi diversi, in età diverse, in epoca diversa, descrivono la tomba di Gesù come un arcosolio. Quindi è lecito pensare che fosse un arcosolio. Ad avvalorare ulteriormente quanto sto dicendo, c'è il fatto che alcuni decenni fa nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, il Santo Sepolcro è una chiesa enorme, e quando è San Pietro si può dire, perché poi all'interno di questo edificio ci stanno varie chiese, proprio al centro c'è il sepolcro, che è una cappella di marmo, proprio di fronte c'è stata una chiesa grandissima degli ortodossi. Guardate il sepolcro, sulla destra c'è stata la chiesa dei cattolici, sulla sinistra c'è stata quella degli armeni. Dietro al Santo Sepolcro sta una cappellina piccolissima dei Copti. Tra la chiesa degli Armeni e la cappellina dei Copti, a circa 20 metri dal sepolcro, sono stati scoperti diversi cochim. Il che ci dice che quel luogo che oggi noi chiamiamo dopo sepolcro, ai tempi di Gesù veramente era adibito a una specie di cimitero. E la cosa più importante è che tra queste tombe è stata scoperta anche una che invece è una tomba d'arcosolio. Quindi questo ci fa capire che entrambi i tipi di tombe, i cochim e gli arcosoli, erano utilizzati in quel luogo e chiaramente sono tutte strutture risalenti al primo secolo. Va bene? Allora, noi stasera ci fermiamo qui. E poi giovedì prossimo vediamo che succede quando la Maddalena corre da Pietro a dire che è andato a vedere, ha un manoscritto, va da Pietro e dice: noi abbiamo trovato un sepolcro aperto e dentro non ci sta nessuno. Prima di andare via volevo ricordarvi che Maria mi ha portato un